È un piacere ancora una volta collegarci insieme al nostro prof Pierluigi De Pascalis, lo ricordo, il nostro amico docente in preparazione atletica, in cosa fa anche? Nutrizionista? Che cosa fa Pierluigi De Pascalis? Facciamo tutta una serie di cose perché la giornata è lunga, occorre tenerci impegnati. Allora, buongiorno. Ciao. Buongiorno. Okay. Senti, allora, oggi parliamo di un tema davvero interessante, perché parliamo dell'allenamento al mattino, perché fare esercizio fisico la mattina potrebbe davvero essere meglio. Potrebbe essere meglio, spesso ci chiediamo quando ha più senso allenarci, quando è il migliore momento della giornata per farlo. Ecco che, studi alla mano, sappiamo che l'allenamento al mattino, almeno questo ci dice la rivista ufficiale dell'Associazione Europea per lo Studio del Diabete, potrebbe avere un effetto migliore, quella svolta al mattino e nel primo pomeriggio in realtà, nel ridurre i casi di diabete di tipo 2 in tutte le fasce della popolazione. Lo studio peraltro è stato coinvolto i ricercatori dell'Università di Harvard, quindi è estremamente attendibile, è stato eseguito su, pensate, su un numero di oltre 93.000 partecipanti di età media sui 62 anni, quindi persone adulte maggiormente esposte a questa tipologia di problematica, e gli autori sono andati proprio a rilevare attraverso i dispositivi indossabili, quelli che utilizziamo spesso anche noi, per verificare come a seconda della quantità, dell'intensità di attività fisica che viene misurata in MET, che è un'unità di misura interessante, dividendoli tra quelli che facevano attività al mattino dalle 6 alle 12, quelli al pomeriggio dalle 12 alle 18 e quelli la sera dopo le 18, hanno individuato proprio che c'è un miglioramento di circa il 10-9% nella prevenzione del diabete di tipo 2. Bene Pierre, insomma, questo significa che ai fini della prevenzione non serve fare attività la sera? Non credo sia così, no? No, infatti non è assolutamente così, anche perché questo è un tipo di attività che è stata monitorata, come spesso accade in questo studio, in questi studi, con intensità relativamente blanda o comunque non estremamente vigorosa. In realtà quello che noi sappiamo è che fare attività in qualunque momento della giornata, soprattutto se, ripeto, è un po' più vigorosa e soprattutto andando a unire insieme il lavoro di tipo aerobico, di fitness per semplificare, con il lavoro che invece svolgiamo con i sovraccarichi attraverso i pesi, sono la strada migliore per andare a prevenire proprio tutte quante le problematiche metaboliche, non solo il diabete ma anche le dislipidemie, anche la sindrome metabolica, anche le epatopatie, insomma tutta quanta una serie di situazioni gravi che riusciamo certamente a tenere a bada, ma io insisto, più che tenere a bada le andiamo a prevenire, perché sarebbe ancora meglio. A tal proposito, relativamente sempre ai soggetti con diabete, occorre anche sottolineare che le linee guida relativamente all'alimentazione, mentre prima vi era un orientamento prevalente in una drastica riduzione dei carboidrati, degli zuccheri, in realtà oggigiorno ha un quadro molto più simile alla dieta mediterranea, il che non significa mangiare zuccheri, perché la dieta mediterranea evidentemente non ne prevede, però ecco, non è neanche una alimentazione vecchio stile, ma che andrebbe in qualche modo rivista in maniera più aggiornata. Anche oggi molto chiaro il nostro Pierluigi De Pascalis, che torna con noi martedì prossimo. Buona giornata, presto. Buona giornata, alla prossima.